Ah, dai, compriamo una moto da Gran Premio nuova. Facciamo correre un ragazzino. E da lì siamo partiti. Beh, la passione mi è nata a 17 anni quando, lavorando in officina di moto, mi ricordo che guardando i piloti pensavo magari un giorno mi piacerebbe essere qua, magari anche ultimo, però era un po' il mio sogno nel cassetto. La Gresini Racing è una storia un po' speciale. Nelle corse c'è sempre chi dice che era meglio prima. Beh, loro sono proprio quel prima, una famiglia allargata nello sport del motore. L'unica forse. Essere il passato però non basta mai. Gresini è anche l'adesso e il domani. Fausto non c'è più. È mancato il 23 febbraio del 2021, a 60 anni, dopo una lunga battaglia con il Covid. Ma come fai a dirlo? Carlo, Beppe, Ilenia, tutti se lo portano addosso, con un po' di malinconia e tanto affetto. Siamo stati a Faenza, dove una grande struttura fondata da Fausto li raccoglie tutti. Dentro c'è un museo della velocità, un reparto corse impressionante. È un'azienda questa che dà da mangiare a 70 famiglie. Arriviamo prima del Mugello, quando Enea Bastianini ha già vinto 3 GP su 7 e Fabio Di Giannantonio sta per portarsi a casa la prima pole position sotto il diluvio. Alla fine sono tutti lì perché queste sono le corse. In 7 gare ne hanno vinte 3. Devo dire niente male, Michele Masini. Mi hanno convinto a continuare a studiare, però dopo 2008, a fine del liceo, è venuta questa opportunità, no? Con l'Onda Italia, Fausto, con i ragazzini, con le Onde a Centro, sì. Così, tutti i vari italiani, tra cui Enea anche. Poi dopo 2010, Fausto mi ha fatto fare il salto direttamente con Marco, col SIC, con MotoGP. Ho fatto le medie nello stesso istituto, lui un anno più grande, però giocavamo a pallone nella ricreazione di fuori. È vero che doveva vincere lui per forza, anche a pallone? Sì, a tutto quello che faceva, a carte, era una sfida a fare le scale per andare su da Drudi al sesto piano, tutto, incredibile. Vi faccio fare un giro adesso un po' qua? Andiamo. Carlo, sei qua? Ma questo è bellissimo. Sì, quello arriva dall'Indonesia. Perché sono appassionati veri questi indonesiani, vero? Abbastanza. Per fortuna aggiungo. Tu ti sei trovato a gestire un po' tutta questa macchina infernale gigantesca. Ma guarda, io la parte commerciale la facevo comunque, sia la parte dell'acquisizione degli sponsor, la parte dell'implementazione, il servizio. Per un team privato come il nostro, che vive solamente del supporto degli sponsor, è un... Lui in verità non ha mai smesso di crederci. Per un giorno sì, però solo per un giorno. Qua c'è il nostro Mattia dell'ufficio acquisti. Ciao! Particolarmente contento perché è tifoso del Milan. Ieri ha tolto un po' di acari dalle magliette che aveva nell'armadio. Ma tu acquisti anche la roba per le moto o abbigliamento, sì, cose? No. Quasi tutto quello che serve poi ai ragazzi per andare in pista e per essere attivi e operativi, ecco. Quanto costa una carena di Enea? Questo è un sacco di soldi, mi vuoi dire no, più o meno? No, meglio di no. Ci vai alla gara ogni tanto? Ma poco. Che sei un commerciale vero, poi pensi alle cose serie, alle cose serie. No, infatti serve poi una persona comunque di riferimento qua, comunque serve, perché quando vanno via tutti rimaniamo in quattro qui in ufficio, quindi... Bello però, ti dà gusto vedere quando vinco le gare. Un bel po', è come se fossi là. Più del mio. Poi abbiamo Ilenia, è giovane ma di lunga data anche lei qui in azienda, dal 98. 98. Qui un attimo, ho fatto un click sbagliato. Mi ha rovinati tutti. Rovinati. Il nostro mi ha allevato come una figlia. Lui diceva sempre che era bello investire sulle persone, insomma quelle che secondo lui valevano, lui se le metteva sotto la sua ala protettrice, poi ti insegnava, ti stimolava e di conseguenza poi ti attaccava tutta quella passione che lui aveva tutti i giorni e questo è un lavoro come un altro, o ti piace o non lo fai. O non lo fai, in Fausto mi manca tantissimo, io ero abituata ad avere un rapporto quotidiano con lui, di solito veniva qui un po' la mattina, poi pomeriggio, la sera finiva sempre qui. Mentre dovevi lavorare dovevi stare sempre molto concentrato perché lui ti voleva sempre lì. Insomma concentrazione, però aveva di bello che ecco finito, quando mi si alzava di qui, festa. Qui faccio vedere l'ufficio della Nadia. Viene spesso la Nadia?
tutti i giorni, nonostante lei abbia comunque 4 figli, di cui una piccolina. L'ha preso veramente sul serio e questo ci dà a noi una carica mostruosa. Da un lato, gliel'ho detto, non me lo sarei aspettato, però dall'altro, se è davvero la moglie di Fausto, adesso ci rivediamo in lei tantissime cose. Tante cose ovviamente, magari sul tecnico ancora ovviamente non le conosce, però sfida di tutti qui dentro e quindi ha creato un legame ancora più grosso. Faccio fatica a dirti che ci sia una grossa differenza, perché comunque è intraprendente anche lei, vuole cercare di innovare, innovarsi, farci fare cose nuove a noi. Ha anche preso delle decisioni abbastanza estreme, come il nostro colore, la nostra identità. Magari, sai, la sera Fausto tornava a casa, si sfogava con Nadia, le raccontava tutto, quindi Nadia comunque indirettamente era già più che parte dell'azienda. E quindi tante cose adesso le rivede da un altro lato e quindi forse anche delle volte quel qualcosa in più per capire meglio le situazioni, è più completa a volte, sì. Ogni sì, tanto sì. Sbucano cioè, fuori queste cose, ma sì. Questi sono vecchi incidenti che qualcuno sistema. Vecchie parti di ricambio, sì, quello lì è dell'Honda 5 cilindri, ce n'è un po' di tutti gli anni. Erano belle una volta le coppe, guarda lì. Sì, erano proprio più coppe, adesso magari sai, vinci un piatto, un bicchiere, gli ho sempre detto che quando facevo casa gli fregavo il quadro. Questo rappresenta anche un po' la storia che stiamo vivendo adesso alla fine, perché affiatamento da team come famiglia, che è la nostra, è risultato da team ufficiale. Ci sono tante analogie tra Marco e Devo. Sì, ce ne sono veramente tante. Adesso mi viene in mente anche 2000, se non sbaglio, era 2009 o 2010, che Enea era pilotino ufficiale San Carlo Junior Team. E ci siamo ritrovati al Mugello a Misano a fare una parata con Marco, con le ondine piccole, Marco con la MotoGP, e ci sono ancora le foto loro insieme, e con la stessa tuta, gli stessi sponsor. Guarda che belli che erano, questo col nome, questo qua probabilmente è stato anche innaffiato a suo tempo. Sì. Quelli sono tutti i pass di Fausto, pass permanenti, pass auto. Fa una piccola parte, perché sennò non basterebbe. Questa qui è la bottiglia di Le Mans, quindi, che ancora da tradizione la dobbiamo firmare e la metteremo qua sopra dove ci sono tutte le bottiglie dei podi. Sono abbastanza in confusione, reparto corso, non siamo ai massimi livelli. E poi qua ci sono un po' tutte le moto, tante moto della storia. Arrivano questi sponsor ora che hanno visto. Speriamo. Che ho visto che ne è arrivato uno nuovo qualche giorno fa. Infatti stiamo aggiornando tutto. Questa qui è la prima Moto2 Mondiale di Tony Elias 2010, sono 7 vittorie. Ah, ci ha messo qui, gli spari. Ogni sparo è una vittoria, sì. E questa qui rappresenta anche la prima Moto2. La fine della categoria 250 due tempi, e questa qui è la prima motore Honda. Vero, perché Gresini ha vinto la prima Moto 2 e la prima moto E. Esatto, con Matteo Ferrari. Poi qua ci sono tantissime moto, questa è di Alcoba con la grafica Misano, nella livrea speciale dedicata al Garelli di Fausto, la Moto 3 campione del mondo. È rimasto proprio anche lui della famiglia. Come avete fatto ad averla? Questa qui l'ha comprata. Questa l'ha voluta Fausto, sì. Sì. Chiamato in Giappone e ha detto no, questa bisogna. Esatto. Anche perché alla fine c'è stati, credo, 18 anni con Honda e diciamo che adesso questo qui è una reliquia abbastanza rara. Una volta l'Aprilia ci aveva dato una tuono in uso stradale, no? Allora da Fausto lo uso io perché no, dai, fammi fare un giro. Ho detto no, ma se ti vogliamo bene la moto non te la facciamo usare, perché poi Fausto era sempre pilota, manetta. Gas, manetta subito. Qua abbiamo un'Aprilia, una Showbike, Moto 3 di Rodrigo dell'anno scorso. Di moto ce n'è, ci sono due R1 da allenamento. Qua ci sono le due Panigale V4, questa di Enea, questa di Digia. Come fai a sapere che questa è di Enea, questa è di Digia? Basta guardare le manopole. Ah. Che Digia le vuole bianche. E adesso le stiamo verniciando col nostro colore, saranno pronte tra un paio di settimane. Voleva andare a fare dei giri in pista. Poi qua c'è la zona campionato italiano con le Moto 3 del CIV. Pisu, cosa stai elaborando qui adesso? Stiamo facendo un nuovo airbox per la Moto 3, cioè per la moto che fa il campionato italiano, che è un telaio Moto 3 Honda col motore Yamaha 450. Ah, da cross. Da cross.
Quello è in fibra di cartone, vero? Questo è un prototipo che dopo andrà fatto in fibra di carbonio, però per fare tutta la dima, dopo che andrà scannerizzato, però cioè in pratica ti devi inventare perché non c'è niente. Te lo devi fare te a mano. Io ho cominciato nel 96, cioè abbiamo cominciato io e lui in pratica in un garage. È partita l'avventura. E ti ha detto dobbiamo fare le moto. La classica parola, devo fare qualcosa. Cosa facciamo? Ah, dai, compriamo una moto da Gran Premio nuova. Facciamo correre un ragazzino. E da lì siamo partiti. È stato un investimento perché è stata una società al 50% all'inizio, perché cioè, cosa facciamo? Ha detto, guarda, se vuoi la compriamo a metà, ma più in là di lì, perché non è che... No, no, voglio fare ancora qualcosa. Vorrà fare altre 125, dai, ha detto, sarà un'altra volta. No, no, voglio fare il campionato del mondo con la 500. E ha detto, ma te sei male. I soldi non ce n'erano, c'era proprio il minimo indispensabile, e da lì è nata l'avventura. Piano piano, dopo. Cioè, fai conto che anche questo capannone qui è nato così. Delle notti, sì. Delle notti e lui con una lampadina a tirare con la carta come volevamo fare sta struttura qui, dai qua mezzo metro, no dai dacci là un metro, perché dopo era sempre una lotta. Io facevo una via di mezzo, sai, tutta la tua struttura, sei come un po' lo chef con la cucina vista, bravo, cioè, bravo. Tutto, perché tutto devi avere tutta la possibilità bene. Dopo hai tutte le tue attrezzature, abbiamo fatto tutti i nostri banchi con la collaborazione di Bike Lift. C'è un circuito che è il più impegnativo in assoluto proprio per la messa a punto? Io dico sempre che quando sei a posto al Mugello ne hai 70% della fatta. Non è che perché la moto, tanto alla fine, non è che uno dice prendo la moto, la gara dopo è stravolta. No, è lì un po' di più, un po' di meno. Non è che fai, no. Che ogni box c'ha... Per lavorare c'è anche il suo ufficio, poi dietro c'è anche un magazzino, e qua nell'ufficio c'è Beppe, che è responsabile del reparto corse, nonché responsabile anche del team MotoE e del team del campionato italiano. E quindi... da quanti anni sei in Gresini? Dal 2012. Lavoravo già in un altro team, però volevo venire qua. E era uno dei team di riferimento del moto mondiale. Era e lo è tuttora. E lo è tuttora, sì. Assolutamente. E mi piaceva venire qua, gliel'ho chiesto e ce l'ho fatta. Ti faceva sentire sempre importante, Fausto. Era capace di tenerti sotto pressione, farti lavorare, rendere al 100%. Sapeva di ognuno di noi i pregi e i difetti. Valorizzava i pregi e i difetti, cercava di camuffarli o di farli venire fuori poco. Lui entrava qui o entrava nel tuo ufficio dicendo... La prima cosa che faceva la mattina. E tanto ero sempre qua, buttava lo zaino, lanciava tutto, lanciava lo zaino, c'era un divanetto bianco, poi urlava Beppe. Tante volte lavoriamo, ancora ci aspettiamo che entra dalla arrivi. Porta e ti gira là, poi arrivava, a me mi prendeva qua, mi girava un braccio subito, sì. Mi prendeva. Prego. Tutta roba con cui correva? Sì, esatto, sì. E adesso vogliamo allestire per bene qua una zona del reparto corse con tutte le cose che sono veramente tantissime. Timpileri, guarda, questa sa di velocità proprio, esatto, guarda. Saponette costruite. Con la visiera? Con tutte le parti, con le visiere, con le parti plastiche. Mamma mia, bellissimo. Scotch. Questa è la sua prima tuta, che pareva? Garelli. Che quello è stato applicato dopo quando gli hanno dato... La moto, perché da all'inizio... Da poter fare l'ultima gara. Al Mugello, quindi la Garelli come pilota gli disse che c'era Nieto e fece il primo tempo contro Nieto. E dopo lì hanno detto sai che forse la moto dopo si subito la prima. Gli stivali tutti mangiati anche qua. Ogni anno fanno il record, però andavano già forte, mi sa. Sì. Qui c'è la rimessa dei nostri mezzi. Questi sono i nostri due camion MotoGP e Moto2, pronti per partire per il Mugello mercoledì prestissimo. Qua c'è anche un po' di materiale che caricherà l'Hospitality. Ha comprato i telai nel fine 2019 e poi negli anni della pandemia li abbiamo completamente allestiti. Fausto ha curato tutti gli interni dentro. Mi fai vedere un po' dentro, si può? Giù in fondo ci sono le due MotoGP di Biggio. Ci sono i carichi delle casse. Carene 1, carene 2, sospensioni, cuffie. Camion della Moto2 ci metti
le moto dei due piloti. Esatto. Invece sì, per la MotoGP ti serve un camion per pilota. Esatto, sì, perché poi qua materiale veramente tanto, tra ricambi, motori. Filo è tanti anni che lo fa qui, è capo meccanico di Dizza. Ah, quindi sì, cura le sue... sistemi la moto. Tu sei quello che gli mette le manopole bianche? Esatto. Lavori con delle cose che vedi solo qua, diciamo. Solo lì, sì, sì. Qui passa dalla Desmo 16 alla Vespa la sera nel sì, garage. Sì, esatto. Ti sistemi, ti sistemi la Vespa, scooter. Stai iniziando ce l'hai qua? Come una Desmo 16. Ah, sì? No, 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 a casa, a casa. Era un 50, adesso 150. Esatto, 155. 55? Sì, sì. Cosa hai fatto? I condotti? Cos'è che gli hai fatto? Di tutto. Vai, non c'è più niente di originale, diciamo. Le gomme però non vanno tanto bene. Sono un po' grossine. Un po' grandi. Sì, Vabbè, dai. Normalmente noi arriviamo in GQ o il lunedì sera o il martedì mattina. Normalmente. E poi il martedì ci fanno entrare dalle 2 del pomeriggio e lì cominciamo a lavare i camion. Quindi a te capita di stare fuori al circuito così lunedì sera? Sì, eccetera. Lunedì sera, il martedì mattina normalmente se abbiamo tempo, cioè se troviamo lo spazio laviamo i camion, così ci portiamo avanti con i lavori. Siamo in quattro che montiamo e poi niente. Poi comincia tutto, il mercoledì arriva tutta la squadra, cominciamo a fare quindi il box. Voi siete già arrivati un po' per primi? Arriviamo primi, certo. Prepariamo tutto, diciamo, un po' la struttura e poi ci dedichiamo al box. E lo guidi tu? Sì. L'altro, ma è uguale. Quanti cavalli c'ha sto camion qui? 580, questo è molto forte. Te lavori sulle moto anche? Dietro le quinte io, gomma e benzina. Però se c'è bisogno anche nelle moto. Se scegli la mutanda. Scelgo la mutanda per la domenica. Per la domenica è sempre quella, dopo gli altri giorni vediamo. Sempre quella dell'Italia? Quella. Fissa, ormai è stata battezzata in Qatar, quindi. Però la laviamo, eh. Ma qua è tutto rigato. Guarda, dice che è tutto rigato, guarda quanto non è vero, guarda. No, no, è vero, guarda. Vedi qua. Guarda che è matto. È matto, è perfetto. No, non so, matto. Io ho la passione per le cose vecchie, macchine, moto. Nel tuo garage ce l'hai una moto che sistemi, che... Sì, vabbè, ho... Sei ciao. Perché è stato il mio primo motorino e quindi tutte le volte che ne vedo uno che mi piace lo prendo, poi lo porto a casa, gli cambio cerchi, mi metto lì e lo faccio perfetto, poi dopo... Lo dai via? No, lo lascio là da parte, non vendo niente. Sono un accumulatore compulsivo di rottami. Sai, ti apre molto la visuale sul mondo e comunque ti rendi conto che sì, per quanto magari certe volte faccia schifo... Ci aspettavamo neanche noi sinceramente di vincere appena arrivati in questo mondo con una squadra tutta nuova. L'avete detto a Imola quando c'è stato il funerale? Io me lo ricordo perché l'ho scritto. Sì, esatto. Siamo la Gresini Racing e sì, dimostreremo al mondo chi è la Gresini Racing. Chi è la Gresini Racing. L'ho fatto d'impulso, però poi... L'hai fatto anche davvero dopo? Sì, dopo l'ho fatto veramente. Ti viene a dire, porca miseria, se lo potesse vedere lui, le risate che mi faccio. Io sono convinta che Fausto, io lo vedo, lo sento, me lo sento vicino, sento che ci sta proprio aiutando lui, quindi per me alla c'è anche lui. La grande eredità è stata anche nelle persone. Assolutamente sì, le persone che avete incontrato sono persone gresini davvero? Sì, davvero, non è che sono qui che lavorano per arrivare a fine mese per lo stipendio, queste sono proprio persone che dedicano proprio anima e corpo a questo progetto, a questa azienda, quindi... Te Nadia sei un po' cambiata, secondo te? Certo che cambi tanto, io posso dire che sono diventata più dura, più tenace. Quando vedi Enea che arriva davanti e te sei là al bordo, esatto, sto malissimo. Stai malissimo, ti fa capire che perché lo faceva anche. È una emozione indescrivibile, indescrivibile, sono delle emozioni. Ecco. Però sì, quando li vedi in pista che vanno così forte, però c'è anche la paura che possono cadere, insomma, è un mix di emozioni. È chiaro che quando li vedi poi tagliare il traguardo in testa, cioè, lì impazzisci. Queste emozioni sono talmente tante, talmente grandi, sì, che in effetti è vero, quando festeggi sotto al podio così e poi dopo ti rilassi un attimo, dici ma è vero o non è vero che è successo? Cioè, esatto, cos'è ti viene fatto da chiedertelo, ma abbiamo fatto questa cosa? Suzuki prende, si ritira, lascia in mezzo alla strada un mare di persone, una famiglia con 70 dipendenti. Sta lì,
sta lì sì. Per non lasciare in mezzo alla strada. Ma sai cosa? Questa è una famiglia, appunto, come dici tu. È chiaro che ho preso in mano l'azienda, appunto, perché anche non soltanto per portare avanti l'azienda che ha costruito mio marito in tutti quegli anni, ma anche per tutte le famiglie che stanno dietro a tutte queste persone. Cioè. Invece da moglie condividere la vita con uno che deve fare qualcosa sempre, che ce n'ha sempre una in testa? Mi è piaciuto tanto, perché comunque lui era così, aveva sempre mille idee, non riusciva mai a star fermo, ma non ti dico il lockdown, scalpitava parecchio, ok, io gli ho detto guarda che se continui così qua va a finire che divorziamo, perché va, rilassati un attimo, vedi un attimo di trovare un attimo una dimensione in questa situazione che comunque è così per tutti. E quindi dopo no, anzi ti dirò di più, che mi ha detto mi è piaciuto tanto stare a casa con voi, perché comunque di tempo per stare in famiglia ne ho sempre avuto poco, quindi proprio ho detto guarda, è stato il periodo più bello della mia vita poter passare del tempo con te e i nostri figli, ecco, questo mi ha detto. Lui aspettava questo, aspettava delle vittorie, finalmente di nuovo indipendente, quindi noi il suo sogno ce l'abbiamo fatta a renderlo concreto, e per me questa è una delle più grandi vittorie che abbiamo ottenuto in quest'ultimo anno e mezzo. Questi sono i Gresini, una famiglia, appassionati anche di macchine, di motorini, delle corse. Nadia poteva chiudere, fare altro, gliel'hanno suggerito in molti e c'erano tanti motivi per andarli a trovare, ma l'unico che conta davvero è quello per cui tutti noi raccontiamo il motociclismo. È bestiale, spietato, ma anche romantico, e ci piace così.